partiamo dall'idea che le cose complesse o semplici che siano, molto sono frutto del punto di vista. È evidente che laddove si ha una certa competenza, quella cosa che nello specifico è particolarmente complessa può risultare anche semplice. Così viceversa, se non si ha quella competenza, magari anche una cosa banale potrebbe risultare complessa. Quindi non è tanto il tema se le cose sono complesse o sono semplici, il tema è quanto piuttosto vengono comunicate, e cioè come si riesce a far percepire all'altro l'essenza di un fenomeno, di una situazione, di una rappresentazione. E qui c'è l'arte del comunicare. L'arte del comunicare, cioè la capacità di riuscire a far comprendere un fenomeno nel modo in cui l'interlocutore è in grado di comprenderlo. Chi sta nel mondo della docenza sa, e io lo ricordo in prima persona, quanto sia difficile far comprendere soprattutto ai discenti meno attrezzati. Lo ricordo perché sono abituato a stare in convegni universitari, dottorati di ricerca, ma la mia lezione più difficile è stata nella classe di una mia figlia in quarta elementare, quando mi ha chiesto di parlare dei diritti civili, tra l'altro in una sorta di competizione, perché in quella classe c'erano almeno quattro bambini che avevano i papà che facevano i docenti universitari, e a un certo punto ne hanno scelto uno, e grazie in qualche modo alla pervicacia di mia figlia ero stato scelto io, che avremmo dovuto, e abbiamo in questo senso fatto, illustrare i diritti civili. E io lo ricordo come se fosse adesso, mio figlio ora ha 19 anni, fa l'università, allora ne aveva 9, quindi parliamo di una decina d'anni fa, che è stata la mia lezione più difficile in assoluto. Perché la sera prima, cosa che non mi capita quando magari ho anche lezioni universitarie, sono rimasto fino a notte fonda a cercare di capire come trasporre con un linguaggio di ragazzi, ragazze, neanche forse ragazzi ancora, di 9 anni, il tema dei diritti civili nella Carta Costituzionale Italiana, quindi è un tema che è facilissimo da descrivere agli addetti ai lavori, ed è complicatissimo a ragazzi che non hanno neanche probabilmente cognizione di cosa sia la Carta Costituzionale, cosa è successo negli anni di produzione normativa tra il 46 e il 48 in Italia. Allora tutto questo a dimostrazione che il tema della complessità è strettamente legato all'interlocutore, perché una cosa che oggettivamente per me era abbastanza semplice, perché no, è un tema tra virgolette anche banale, no? Parlare di diritti civili, era diventato particolarmente complesso perché la comunicazione andava fatta a soggetti che avevano dei canoni interpretativi, anche comunicativi, e diciamo di diversità di prospettiva rispetto alla mia, e lì il successo era riuscirsi a farti capire, a far comprendere quel fenomeno. Allora anch'io vorrei sgomberare un po' il tema di questa parolaccia, la complessità, no? Sembra certe volte proprio per nascondere un fenomeno, sì, una cosa un po' complessa. Io ritengo non esistano situazioni complesse o situazioni semplici. Tutto il mondo può essere semplice o complesso. Esistono viceversa percezioni di alcune vicende con gli occhi giusti, con gli occhiali giusti, con lo stato d'animo giusto, con le cognizioni giuste, con le capacità giuste, che apparentemente complesse e più possono invece essere particolarmente semplici, e poi bisogna avere il dono di riuscire a comunicare agli altri. Così come ci sono delle cose facilissime che poi invece ci complichiamo da soli la vita, perché magari cominciamo a riflettere sui retroscena, su quello che c'è dietro, e questo spesso è nel mondo lavorativo la regola. Tante diffidenze nascono perché uno non è riuscito a rendere semplice ciò che era semplice. Che so, un dissidio con un compagno di lavoro, magari dovuto semplicemente a un fatto di stanchezza,
e questa persona te lo dice pure, guarda oggi sono stanco, cioè, però invece uno dietro comincia a rovellarsi, ma forse ce l'ha con me, ma forse ieri quella cosa. Allora questo tema della complessità e della semplicità io temo che sia un po' fuorviante, perché può diventare un alibi per, tra virgolette, occultare la conoscenza, cioè rendere non suscettibile di essere conosciuto a qualcuno ciò che invece facilmente potrebbe esserlo. E quindi vorrei levare questa dicotomia semplicità-complessità dal campo del nostro dialogo. Poi magari con degli esempi possiamo arrivare anche a capire perché è forse un binomio mal posto questo di questi due sintagmi. E il tema dell'accesso alla conoscenza, cioè dello strumento col quale si arriva a conoscere qualcosa. Non è la conoscenza in sé, ma è uno strumento che prima Agostino passava per la tradizione, per la parola scritta, per anche in qualche modo l'erudizione, perché non tutti sapevano scrivere, non tutti sapevano parlare, non tutti erano in grado di decodificare un linguaggio. Potremmo dire che era una società con, usando l'espressione moderna, con delle elite che avevano un loro livello alto di cultura legata al censo soprattutto, e poi c'era evidentemente un popolo che veniva guidato nel bene e nel male. E oggi potremmo dire anche grazie al cielo la società in questo senso si è un po' capovolta, la possibilità di conoscenza, di accesso all'informazione è particolarmente diffusa. E allora forse in questo senso dovremmo anche chiederci, ma come mai, visto che c'è la possibilità di accedere ormai a qualsiasi informazione, non la si utilizza fino in fondo per coltivare il proprio talento? E cioè, in fondo, tutti anche i grandi successi che ci sono stati in campo imprenditoriale e anche in campo culturale partono da un'idea che va a coniugarsi però con tutta una serie di conoscenze, le quali, una volta acquisite, consentono a quell'idea di svilupparsi. E io ho come l'impressione che c'è invece una grossa pigrizia mentale a livello globale di non andarsi a cercare tutta una serie di informazioni, notizie, documenti che sono una grande ricchezza, perché poi alla fine la grande differenza che c'è nel mondo fra i mondi che hanno un livello di sviluppo, anche di prodotto interno lordo particolarmente significativo, e altri che almeno lo hanno, è legato alla conoscenza, né più né meno, materiale, immateriale, ma è quello la differenza grossa. Cioè, se uno ha un paese che sforna dei bravissimi ingegneri, quegli ingegneri sanno costruire ponti, li sanno progettare. Un paese che non ce l'ha li deve richiedere all'estero, e se li richiede all'estero è evidente che quegli ingegneri fanno un interesse che non è immediatamente l'interesse di quel paese, se non indirettamente grazie alla costruzione. Allora, solo questo elemento dovrebbe far capire che nel momento in cui la conoscenza e soprattutto i documenti sono accessibili più o meno a tutti, noi abbiamo un'autostrada oggi per formarci su contenuti che ieri, ed è corretto quello che lei dice, non erano facilmente raggiungibili. Ora certo, è un po' il tema di oggi, che cosa c'è in rete? Cosa troviamo in rete? Perché si sta facendo un lavoro importante anche col Ministero dei Beni Culturali in Italia per la digitalizzazione dei nostri patrimoni librari? Perché quella in rete non ci sta. Perché ci sono alcuni paesi, parliamo quelli della tradizione del Mediterraneo, per rimanere in casa nostra, l'Italia, la Grecia, la Spagna, il Portogallo, che in termini di risorse culturali hanno circa il 90% di quelle che ci sono nel mondo, in termini di documenti, in termini di rappresentazione dei grandi capolavori dell'umanità, che tuttavia non sono, tra virgolette, catalogati nella rete. Cioè non sono accessibili, sì, accessibile la fotografia, ma non mi interessa, a me interessa evidentemente il documento che descrive la tecnica costruttiva, il documento che mi descrive tutto lo studio storico, tutte queste cose sono negli archivi, sono nelle biblioteche, sono soprattutto negli archivi delle biblioteche di questi paesi, che tuttavia stentano a renderli fruibili al pubblico, un po' perché effettivamente nel momento in cui dovessero essere messi in rete, in parte andrebbero a depauperare
lo stesso patrimonio di questi soggetti pubblici, perché è facile che in quel caso arriva il primo mago del web e riesce a trasformarli in un linguaggio comunicativamente molto più allettante e accattivante, facendoci un lucro sopra, che anche può essere anche giusto, però poi sostanzialmente svuotando di ricchezza tutto quel patrimonio che invece ha avuto dei costi in termini di conservazione, di personale che si è dedicato a quella conservazione. Allora, ora in questi ultimi 10 anni circa, siamo in una dialettica tra la valorizzazione, che non è solo più conservazione, di quel patrimonio di conoscenza enorme che hanno soprattutto questi paesi, e la necessità di renderlo il più possibile open access, ma tuttavia mantenendo intatto l'interesse pubblico di chi ha gestito e ha conservato questo patrimonio. È un equilibrio non facile, non facile, perché nel momento in cui arriva l'investimento privato, ci vuole anche, inevitabilmente c'è una cessione di quella documentazione, diretta o indiretta, non sarà mai immediata diretta, ma indiretta è un po' l'esempio che vi ho fatto prima. Se Google me la rende molto più fruibile, io non vado nel sito del MIUR, andrò direttamente in una piattaforma di una delle società collegate a Google, e lì dentro trovo tanti sviluppi di cose che evidentemente non sono accessibili se non ci fosse stato a monte qualcuno che ha dato quel patrimonio, per esempio librario. Allora questo sarà il passaggio di qualità della rete, dove finalmente non troviamo solo le cose, scusatemi l'espressione, un po' dozzinali. Voi ve ne rendete conto, noi ce ne rendiamo conto, a un certo punto uno in rete quando cerca delle cose, a un certo punto ritrova sempre la stessa cosa in siti diversi, ma sempre lo stesso identico contenuto. Non si riesce ad andare in profondità, perché c'è una replica quasi all'infinito di qualcosa che già appaga superficialmente l'interesse degli utenti, lo si trova e lo ritroviamo spesso in almeno altri 15-20 siti che hanno lo stesso identico contenuto, anzi talvolta è difficile anche capire qual è quello che originariamente ha emesso quel contenuto informativo. Questo però significa che non riusciamo a scavare, andare oltre, ci fermiamo un po' al Wikipedia di turno, e quell'andare oltre richiede invece uno sforzo a questo punto degli enti culturali che hanno nel settore analogico, non digitale, quindi in qualche modo con la carta ancora, quell'enorme patrimonio che darebbe evidentemente una conoscenza veramente molto più qualificata a tanti altri soggetti che a loro volta potrebbero a questo punto sviluppare come un volano la loro creatività attingendo da quel patrimonio. Quindi in questo senso è un progresso enorme che oggi ci sia una possibilità di reperire fonti attraverso la rete, ma è incompleto oggi, è drasticamente, forse anche drammaticamente incompleto, perché dà la sensazione di aver afferrato un contenuto, ma chi va un po' a fondo a scavare, e per esempio chi studia all'università lo capisce subito, perché trova alcune risposte, poi nei libri in cui si studia ce ne sono altre molto più approfondite, e l'intero libro non ci sta in rete. E questo è un esempio molto semplice. Allora significa che si potrà completare quel discorso della conoscenza più profonda solo quando entreranno questi enti culturali, altrimenti il rischio è che era meglio prima. E cioè è vero che prima era una conoscenza di elite e quindi erano soltanto, ho fatto l'esempio del censo, però era più completa, più vera, più reale, andava più a fondo. E quindi poi nella tradizione, nella trasmissione del sapere, anche se tanti non sapevano, seguivano però un itinerario che era più corretto dal punto di vista della completezza dell'informazione. Cioè la fase dell'apprendimento era una fase dove il maestro ti dava effettivamente le informazioni complete fino in fondo. E poi piano piano si trasmetteva anche in modo più popolare il sapere. E oggi se la fase dell'apprendimento invece è monco di un pezzo di informazione, magari sia accessibile a tutti, però essendo monco non arricchisce davvero un popolo, perché quel popolo gli manca un pezzo di informazione. E quindi qui è un bel dibattito quello di oggi, da Agostino a Google. Per Agostino sicuramente si andava più in profondità, il discernimento, la critica, il sapere, e Google si rimane più in superficie. Verrebbe tutti da dire, oggi però tutti hanno accesso all'informazione.
però il mio elemento critico è dire attenti, poi qual è il fine ultimo dell'informazione? Il progresso di un popolo, il fatto che c'è uno sviluppo. E se però lo sviluppo non può esserci perché rimaniamo in superficie, allora meglio ancora una società elitaria che poi consenta ad altri di abbeverarsi dalla sapienza di pochi, ma che tuttavia quella sapienza è più completa. E, è una provocazione, ma è una provocazione fondata quella che vi sto descrivendo. Tutta questa esperienza che si tramanda forse senza comprenderne il perché. Cioè in realtà il perché lo sanno i primi, e evidentemente per rendere una cosa nociva che invece diventa fruibile a tutti occorre seguire un certo procedimento, e questa cosa poi si fa e non si capisce il motivo, ma in realtà è la sopravvivenza poi di quella popolazione, perché pare di capire che quello sono uno degli elementi di maggiore sussistenza. E il dato esperienziale è verissimo che è decisivo in qualsiasi campo, dove esperienza non è soltanto la tecnicalità. Probabilmente noi abbiamo un po' perso il significato più profondo dell'espressione esperienza. Quando noi diciamo ah che bravo, quella persona esperta, nel campo legale, nel campo economico, uno pensa subito a una persona che ha più di 50 anni, che ha lavorato sempre in quel settore, che dunque ha una spiccata competenza e dunque un'esperienza. E siamo sicuri che è questa l'esperienza, o si confonde l'esperienza con la competenza? E cioè il dato esperienziale io ritengo non sia sovrapponibile al dato della competenza. Cioè l'esperto non è solo l'esperto o soltanto l'esperto che ha quelle condizioni di risoluzione di un problema rispetto alla sua sfera professionale, ma è la persona che ha la competenza per la risoluzione di un problema, scusate l'espressione, soprattutto umano. E cioè dentro tanti ambiti lavorativi appunto complessi non bastano affatto le competenze tecniche, ma c'è un tipo di risoluzione dei problemi che passa necessariamente per i caratteri, per gli umori, per il sorriso sulle labbra, per la capacità di contagiare l'altro in un progetto, che sono l'ennesima potenza di quella competenza. E invece, forse ora si è capito un po' in questi ultimi anni, la crisi ci ha aiutato anche in questo, un tempo sembrava che la risoluzione di tutti i problemi fosse l'acquisizione della competenza tecnica, e quindi avuta quella competenza tecnica inevitabilmente si era i più bravi, i più esperti in quel settore. La crisi ci ha aiutato, perché poi la crisi è anche frutto di tante tra virgolette competenze che non hanno funzionato, perché se avessero funzionato ci sarebbe stato un equilibrio anche a livello globale. Saluto Paola Messa che ci ha raggiunto, l'ho fatto, ti ringrazio, ciao, ben trovato. E allora, questo tipo di riflessione decliniamola con gli occhi vostri. Voi siete una generazione diversa dalla mia e da quella di Paolo, che avrete davanti, penso, 5, 6, 7 lavori diversi, è sicuro. Mediamente nella vita ciascuno di voi, quando arriverà a 85, 90 anni, 100 anni, la vita si allungherà per forza, avrà fatto almeno 6-7 lavori diversi. Io non so Paolo, ma certamente è sempre rimasto in un mondo anche legato alla carta stampata. Io vengo dalla laurea in giurisprudenza, ho iniziato a fare l'avvocato, faccio ancora l'avvocato. Non sarà così e non è così. E allora si recupera il significato di esperienza. Cioè l'esperienza non va più di pari passo con la competenza singola, perché quelle competenze non sarà più solo una. Saranno tante competenze dove necessariamente in ognuna di queste ricomincerete da capo e vi dovrete aggiornare, vi dovrete professionalizzare, ma invece l'esperienza sarà un continuum, anche facendo cose diverse. È un modo molto plastico per dimostrare che certamente con gli anni, con la relazione, con qualche modo anche con la maturità che uno acquisisce, tante delusioni fanno maturare, e quella va avanti, ma cambieranno le competenze
E quindi non si potrà per dire ah, quella è una persona esperta, perché magari sono 3 anni che fa quel mestiere, eppure invece potrà dirsi una persona esperta perché è una persona che ha esperienza anche dentro una competenza che è diventata diversa da quella che aveva prima. E quindi in questo nuovo orizzonte, che ormai saranno 7-8 anni che è così, si noterà molto più plasticamente la differenza fra competenza ed esperienza, e l'esperienza sarà davvero quelle di più che consentirà con una maggiore maturazione, per esempio, di acquisire una nuova competenza e probabilmente di riuscire a sviluppare meglio che non se si hanno ancora 20 anni, 25 anni. Tutti poi le differenze del mestiere, perché ci sono alcune, chiamiamole competenze tecnologiche, che oggi ancora c'è la grande differenza tra nativi digitali e non nativi digitali. Un domani non ci sarà più. E quindi quando non ci sarà più, anche tutto questo grande gap di competenza tecnologica legata a una generazione di non nativi digitali con altri nativi digitali, che oggi può fare la differenza in meglio per i giovani, e questa è un'autostrada che abbiamo visto in giro, perché anche a livello di successi imprenditoriali nel mondo sono generazioni nuove quelle che sono riuscite a conseguire nel campo tecnologico, nonostante possano dirsi più esperti da un punto di vista di esperienza di vita e anche per certi versi con più capacità di fare investimento la generazione precedente, eppure non è stato così. Sarà molto interessante nei prossimi anni, quando la competizione invece è alla pari, dove invece anche i 45enni, 50enni saranno nativi digitali, e quindi chissà la loro esperienza portata all'ennesima potenza quali altri risultati può dare in meglio rispetto invece al giovane 18enne che in uno scantinato inventa qualcosa ma che però non ha i mezzi, rispetto ad altri che sono in grado anche loro di inventare qualcosa nel campo tecnologico perché sono entrati nel nuovo paradigma, appunto potremmo dire di una conoscenza più orizzontale, più superficiale, ma quantitativamente molto ampia. Quindi questo tema dove effettivamente il tramandare più che la competenza, io in quell'esempio vedo un tramandare l'esperienza. Intanto grazie, non ne abbiamo parlato, di questo bel titolo da Agostino a Google, dove adesso che si affronta il tema del pensiero critico si riconosce perché si è utilizzata questo diciamo coraggioso abbinamento, il pensiero critico è Agostino, è il pensiero d'Agostino, è Sant'Agostino, è colui che cade nel dark web, nel deep web, la prima fase della vita di Agostino, credo fino a 27 anni, mi sembra di ricordare, se lo volessimo catalogare ad oggi, è uno che frequentava il deep web in maniera prepotente, in maniera chiaramente era alla ricerca di qualcosa e sapeva che era finito dentro la parte più cupa dell'esistenza, e poi riesce a uscirne, tanto da santificarsi, da diventare uno dei punti di riferimento. Allora da questo punto di vista è molto bella questo abbinamento, perché fa anche capire come Agostino non ha tempo. Agostino può essere oggi, può essere ieri. Io ne parlo con cognizione di causa perché io sono figlio e padre di Agostino, nel senso che mio papà che si chiama Agostino e mio figlio che si chiama Agostino, e quindi ho in qualche modo i due Agostino davanti, no? Per forza di cose, quando ho un figlio adolescente o quando ho un padre magari saggio, gli sembra quasi di vedere in controluce quell'esistenza diacronicamente dentro due esistenze. E allora il tema del pensiero critico è in fondo il tema della curiosità, prima di tutto. L'anelito a non appagarsi davanti a qualcosa che sembra dare una risposta, ma uno vuole continuare a scavare. Ecco, qui c'è un tema di fondo. Siamo come generazione ancora allenati a scavare, perché lì dietro c'è anche una forza di volontà,
non dobbiamo essere troppo romantici, cioè non è che a un certo punto la curiosità, l'indole, i talenti, a un certo punto c'è anche un allenamento. L'allenamento significa che, anche qui in base alla piccola esperienza, uno dice sì, io ho capito questa cosa, poi mi sono reso conto che invece c'era qualcosa che non funzionava e adesso, col senno di poi, non ci casco più. E quindi faccio in modo che se si verifica una situazione simile, vado invece a fondo. E si chiama esperienza questa. Però bisogna essere allenati. E per essere allenati potremmo dire che qualche delusione bisogna prenderla. E invece nel mondo di oggi, soprattutto nel mondo della rete, si cerca di portare a disposizione di tutti quello che è un po' il piccolo bisogno legato ai consumi. E allora questo tema dell'algoritmo è un tema che io cerco di affrontare in questo modo. Poi non so se Paolo mi segue. C'è una grande agorà dove a un certo punto tutto è contendibile. E tutto è contendibile nell'ottica anche di un ritorno economico di qualcuno. Ma anche la politica è contendibile nell'ottica di un ritorno economico. E cioè si stanno sovrapponendo interessi culturali, ideali, in qualche modo esistenziali, a invece interessi economici che stanno lì sotto e che in realtà sono il motore reale della rete. E vengono ammantati talvolta in un'ottica di curiosità culturale, di curiosità giornalistica. Nel mondo del giornalismo forse è uno dei passaggi più cruciali il capire quanto è notizia e quanto è una notizia eterodiretta, perché c'è un inserzionista. Nel tempo era facile, no? C'era la pubblicità e poi c'era l'articolo informativo. Oggi tantissimi articoli informativi sul web sono in realtà inserzioni pubblicitarie, per dirlo in modo brutale, che sembrano articoli informativi. E allora certo che è difficilissimo riconoscere la fake news, e certo che è difficilissimo riuscire ad attivare quel discernimento quando a un certo punto addirittura la fonte autentica è artefatta. E quindi quella testata che dovrebbe parlare di informazione, quindi un contenuto a questo punto che dà la possibilità di esercitare quel giudizio critico, in realtà dietro c'è un interesse che venga fuori una certa notizia per la reputazione di qualcuno, perché dietro c'è qualcuno che finanzia, eccetera. Si potrà dire anche nella carta stampata era così, però nella carta stampata il fatto che comunque bisognava scomodarsi, andare in edicola, prendere un testo. La carta, quel giornale, aveva un valore in sé per il semplice fatto che si davano quelle 100 lire, oggi quell'euro e mezzo. Adesso nella rete, siccome invece è chiaro che la remunerazione delle testate non è più questa, essendoci un altro tipo di remunerazione, è facilissimo che si debba assecondare quell'interesse che poi ti porta alla remunerazione. In sostanza, ho usato un'espressione, l'inserzionista, lo sponsor, quello che c'è dietro che ti paga la pubblicità, perché non c'è più il valore in sé, pur piccolo dal punto di vista economico, che poi però andava moltiplicato per le decine di migliaia di copie che si vendevano. Oggi non è più così, il business model non è più legato all'acquisto della singola copia, ma è legato alla raccolta pubblicitaria, ed è quindi evidente. Lo faremo tutti, non è che ci sono i più bravi o meno bravi, ma se a un certo punto tu c'hai un'inserzione importante di, che so, una società energetica, e a un certo punto, che so, viene inquisito l'amministratore delegato di quella società, la notizia, cioè, sarei molto cauto nel darla, perché sai che forse il giorno dopo potrebbe mettere la firma sulla revoca di quell'inserzione pubblicitaria. Ho fatto l'esempio un po' eclatante, ma è così. E allora quello spirito critico è difficile allenarlo oggi, perché manca proprio l'oggetto di quello spirito critico, perché la bellezza in fondo dell'informazione è che a un certo punto è un'informazione reale, completa, e quindi quanti dibattiti a cominciare dai banchi di scuola, ma perché si dava per presupposto che la base era una base reale, e quindi poi c'era chi era di un'idea, di un'altra opinione. Cioè, se adesso anche la base informativa è viziata,
quello spirito critico talvolta diventa non solo deviato perché parte da una base viziata, ma per certi versi si impigrisce perché, siccome tanti se ne rendono anche conto che quell'informazione è viziata, neanche ci provano più a quel punto a reagire, a indignarsi. E infatti oggi forse uno dei mali maggiori che abbiamo nella rete è l'assenza di indignazione davanti a delle cose aberranti che circolano non solo nel deep web, ma anche in quello che si vede. Perché a un certo punto ci si è resi conto che appunto è tutto contendibile, quindi non ci scandalizziamo più, non ci stupiamo più in senso negativo di qualcosa. Il tema dell'algoritmo, io ho sempre ritenuto una cosa che penso non verrà scalfita nei millenni a venire, e cioè che tutte le intelligenze artificiali da oggi a sempre seguono un paradigma molto semplice: osservano il passato e danno delle indicazioni per il futuro, e cioè non sono una sfera di cristallo su elementi casuali, hanno degli elementi reali legati a dati che possono immagazzinare molto più di un essere umano, e questo l'abbiamo capito da quando il più grosso giocatore di scacchi ha perso con una macchina, e quindi sicuramente sono molto più bravi di immagazzinare dati, e rielaborandoli sono in grado, anche da un punto di vista statistico, di indicarci la strada migliore. Qui siamo in una università umanistica e avevamo pure una bella facoltà di storia, ma chi studia la storia scopre che i grandi passaggi epocali, i grandi condottieri, le grandi statisti, le grandi personalità politiche hanno deciso le sorti dell'umanità, nel bene spesso, nel male anche, non in base a un elemento razionale, ma in base a elementi totalmente irrazionali. Irrazionali. Perché? E perché poi la vita di ognuno di noi è fatta appunto di emozioni, di confronti, del fatto che uno in quel momento c'ha caldo e un altro c'ha freddo. L'elemento trascendente. Davanti a questa casistica di capacità di permeare la storia, non guardando al passato, ma tra l'altro un balzo irrazionale, veramente irrazionale, se uno lo legge oggi, si rende conto che questo l'algoritmo non lo potrà fare mai, perché dovrebbe mettere dentro un ordine, un algoritmo, legato sostanzialmente a caso. Lo possono fare, no? Certe volte lo mettono apposta, un elemento un po' casuale, come dire adesso facciamo finta di sbagliarci così simuliamo che siamo anche noi esseri umani. Ma l'essere umano non si sbaglia per caso. L'essere umano si sbaglia con consapevolezza, per un altro modo di comunicare, per un altro modo di intuire, non guardando al passato, ma guardando al futuro. E questo elemento, io sono straconvinto, che non ci sarà mai nelle intelligenze artificiali, mai, proprio per la loro dinamica, per il loro metodo, per il loro paradigma, non può esserci, perché certo che ci può essere, ma è casuale, ce lo mettiamo. Ma se invece lo mettiamo in questa, potremmo dire, irrazionalità razionale, perché dettata da una mente umana, questa cosa non potrà mai avvenire. Ripeto, nel bene e anche nel male, eh? Quindi certe volte invece ben venga l'intelligenza artificiale, ben venga l'intelligenza artificiale, perché certo ci sono dei sistemi di controllo nella nostra vita, anche nella nostra vita privata, ma ben vengano certi sistemi di controllo quando significa abbassare il tasso di delinquenza nelle grandi metropoli e far sì che le persone vivano un po' più serenamente. Quindi non è che c'è il dogma meglio peggio, c'è l'utilizzazione nei confronti di quello che è il nostro vivere civile. Quindi in questo senso lo spirito critico oggi ha necessità di allenarsi sempre di più, ma soprattutto deve riconoscersi una indisponibilità di quello spirito critico che non avrà mai un'intelligenza artificiale, pur essendo sicuramente ma molto più efficiente degli esseri umani, forse per la stragrande maggioranza del nostro vivere quotidiano. E qui la misura è probabilmente poi il governo.
chi la governa, come la governa, quali sono le autorità, bastano autorità nazionali, ci vuole un'autorità europea, ci vuole un'autorità mondiale, non sarà al momento, ma legata al mondo occidentale, scomodiamo l'ONU, e cioè certamente ci deve essere un soggetto che dà un po' di regole, perché se non c'è il soggetto che dà le regole, la mia premessa diventa drammatica, perché il soggetto che dà le regole è l'interesse economico di chi governa la rete, ma questo è pacifico che sia così. Allora, per impedire che prevalga l'interesse economico a mo' di profitto, è necessario che ci sia come contrattare invece un interesse pubblico, pubblico nel senso di popolo, che in una sintesi possa definire quali sono alcune regole, quali altre. E nel mondo della giustizia. E perché lì effettivamente il tema è vicinissimo, perché già esistono oggi dei giudici virtuali, sapete, ci sono stati degli esperimenti legati un po' al vissuto del reo, il quale davanti a una possibilità di recidiva, di probabilità di recidiva, è caso Loomis per intenderci, davanti a una possibilità di recidiva è stato analizzato in tutte le sue sfaccettature, e quindi ci sono persone a seconda del ceto sociale, tipo di educazione, relazioni che hanno con gli altri, che hanno una più alta probabilità di ricadere nello stesso reato rispetto ad altri, e un algoritmo lo può facilmente identificare. In quel caso dunque è stata irrogata un tipo di sanzione attraverso questa predizione dell'algoritmo. Questa cosa ha suscitato un dibattito enorme, perché poi realmente nessuno sapeva se davvero quella persona sarebbe incappata nuovamente in quel reato. È stato fatto tutto nell'ottica della potenzialità di poter nuovamente perpetrare quel reato, e la diagnosi la si fa così, anche il giudice in carne e ossa, in quel caso è stato fatto fare da un algoritmo che coadiuvava un magistrato. Però proprio questa differenza tra il fatto che fa quella valutazione un algoritmo, quindi un'intelligenza artificiale, e che invece la fa una mente umana, probabilmente a noi ci fa dare due giudizi diversi, e cioè ci mette molta paura il fatto che sia un algoritmo a decidere quella cosa, ci mette un po' meno paura che sia un essere umano, magari con un effetto diverso. Potrebbe essere che l'algoritmo dà una pena inferiore e l'essere umano la dà superiore, ma noi preferiremo comunque probabilmente un essere umano con una pena superiore da un algoritmo che la dà inferiore, perché dentro il nostro forse pregiudizio riteniamo che sia più giusta quella data dall'essere umano. E io ritengo che qui la differenza è soprattutto il legame che esiste tra chi somministra la pena e il destinatario. E cioè, c'è poco da fare nel processo, soprattutto nel processo penale. Quando il giudice dà una pena anche severa, e però si trova davanti un suo simile, si trova davanti una persona che potrebbe essere se stesso, che in un altro momento della vita ha sbagliato, questo l'elaboratore, il calcolatore, non lo potrà mai provare. Quel tipo di sentimento che entra nel campo del diritto, il diritto è anche qualcosa di caldo, non è solo una cosa fredda e artefatta. Il diritto, soprattutto nel momento dell'applicazione, entra nella vita delle persone, nelle tante variabili, nelle esimenti, il fatto che sia scusabile quell'errore, il fatto che sia un attenuante quel comportamento, è tutto legato, potremmo dire, al sangue, alla forza delle persone. E allora il fatto che uno venga giudicato da un suo simile avvicina i due soggetti e rende più credibile quel tipo di giustizia fallibile. Tutti noi sappiamo che anche il processo, la verità processuale non è mai la verità storica, mai, nessun penalista ti dirà che coincidono. La verità processuale cerca di ridurre il margine di errore, ma errori li farà sempre, non può mai essere la fotografia di quello che davvero è successo. E quindi, se applicato ad un essere umano fallibile, e quindi con le stesse emozioni di quello che invece deve essere il destinatario della pena, dà più garanzie.
perché è come se si potesse mettere nei panni del soggetto che riceve la pena. E questo è un altro elemento, forse un po' emotivo, ma che fa anche capire perché io ritengo che non si arriverà mai alla sostituzione integrale in un'applicazione, ho fatto il caso della giustizia, del processo, addirittura del processo penale, sapendo che ci possono essere tante applicazioni virtuose invece in quei processi, chiamiamoli un po' bagatellari, cioè quando sono situazioni di largo consumo, economicamente poco significative. Allora certe volte lì avere una giustizia molto spedita, molto veloce, anche va bene con qualche piccolo margine di errore, però sapere che magari in un contenzioso dove giochiamo su 150 euro e nessuno andrebbe in giudizio perché gliene costa almeno 5.000 se si vuole arrivare in corte d'appello, invece con un meccanismo di mediazione online, anche lì con un algoritmo, si riescono a recuperare magari non quei 150 ma almeno 100 con una decisione robotica. Allora anche lì ci vorrà il discernimento tra quelle applicazioni dell'intelligenza artificiale che risolvono la vita dei cittadini e quelle che invece, sostituendosi indebitamente, diventando un automa al posto della persona, rischiano a questo punto di allontanare la fiducia verso il soggetto che in questo caso va a erogare la pena. Questo è un esempio molto particolare che penso renda bene quali sono i limiti anche dell'intelligenza artificiale.